bene. Lei 2 giorni fa ha detto che c'è tra i suoi compiti, tra i suoi obiettivi, tra i suoi programmi, che si è data dopo la sua nomina sottosegretario all'istruzione, è quella di superare il gap che c'è tra il nord e il sud del paese in termini di scuole, di strutture scolastiche. Sì, tutti i test di valutazione ci dicono che la scuola italiana, che dovrebbe essere il luogo che accorcia le distanze, non riesce a svolgere in pieno questa missione, e quindi noi vogliamo cominciare finalmente mappando tutte le scuole che sono in forte difficoltà, dove cioè la metà degli studenti alla fine della scuola media non ha le competenze che si dovrebbero avere alla fine delle scuole elementari. Ecco, cominciamo da lì mappandole, dando una mano ai dirigenti scolastici e agli insegnanti attraverso una formazione tra pari con i loro vicini, ma anche attraverso i fondi che servono per formare gli insegnanti, per fare progetti speciali e anche per mettere a posto le strutture, perché spesso si tratta di edifici scolastici vetusti che non sono all'altezza della didattica innovativa che serve lì. Ho capito. E quindi, prego. Scuola in Calabria ha trovato, lei riduce da un giro tra Vibo e Reggio. Sì, ancora sono stata soltanto in una scuola di Vibo, poi vedremo altre 2 scuole oggi nel pomeriggio. Devo dire che ci sono dei docenti straordinari che fanno questo lavoro con grande professionalità e passione, nonostante, come sappiamo, uno dei grandi temi della scuola sia pagare i docenti come meriterebbero di essere pagati. Stiamo facendo uno sforzo, aprendo un tavolo di contrattazione con i sindacati per andare in quella direzione, ma devo dire che la scuola calabrese è davvero qualcosa di cui si può andare orgogliosi, solo che docenti, dirigenti e personale devono essere sostenuti in questa loro missione, perché la passione da sola non basta, servono anche le risorse. Ecco, la scuola, lei dice, va bene, però il livello culturale in Italia si è abbassato tantissimo anche grazie a questo tipo di scuola. Lei non pensa che bisognerebbe cambiare qualcosa? Non dico i docenti o altro, però il metodo sicuramente ha portato a un declino di quello che è la preparazione generale dell'alunno. Io credo ci siano troppi divari, ci sono scuole che sono molto molto avanti e scuole che sono rimaste indietro. Noi dobbiamo rendere praticabili per tutti le buone pratiche che ci sono e che ci sono anche qui in Calabria. È per questo che noi vogliamo intervenire sui divari. Accorciare le distanze dovrebbe essere la missione della scuola e vogliamo che la scuola torni a occuparsi di questa missione. Ecco, senza un tema nazionale. Come dicevo prima, con il piano di intervento sui divari territoriali che abbiamo messo a punto.